Perché racconto il lavoro ben fatto? Perché fare bene le cose è bello, è giusto, ha senso, è possibile e soprattutto conviene. Come racconta Primo Levi, persino nelle situazioni più difficili, in un campo di concentramento, il muratore che gli ha salvato la vita, che odiava la lingua tedesca, che odiava la situazione nella quale stava, quando gli chiedevano di tirare su un muro, lo tirava su bello dritto e forte. Ma non lo faceva per i tedeschi, lo faceva per se stesso e per la dignità del suo lavoro.